Buongiorno a tutti, signori e signori. Dal... Scusate, sto mangiando, c'ho fame, guarda. Scusate. Non è un product placement, però mangio le noci. Comunque, siamo tornati finalmente sul... Come ogni venerdì, poi tra l'altro, sulla Warcraft. E vi presento i nostri due nuovi amici, che sono dei chocobo piccoli. Che vengono dal paradiso là, e facendo praticamente questo cosa qua si possono far schiudere le loro uova, che diventano sti cosi qua, che poi si possono cavalcare. Comunque, oggi siamo qua per fare altre cose, perché uno dei problemi di fare lo scorso video è che mi sono scordato una cosa nell'end, il mantello dell'invisibilità. Adesso vi faccio vedere al volo di cosa sto parlando. Te dici, ma che cazzo dici, non ce l'hai mai avuto il mantello dell'invisibilità? Sì, ce l'ho avuto. Ce l'ho avuto, e se scriviamo, aspettate che trovo sulla tastiera le questioni, Aether, vedete che ci sono diversi blocchi interessanti, diverse armature interessanti. La maggior parte della roba che vedete qua non è craftabile. Dove è andata la cosa che cerco io? Ah, ecco, questi mantelli qua, Red Cape, Blue Cape, Yellow Cape, White Cape, Sweet Cape, Invisibility, non so parlare, Clock, è quello che mi sono dimenticato io nell'end. Perché? Perché quando non vi faccio vedere, gioco off camera, se il dungeon l'ho già esplorato, me lo riesploro. Cioè, me ne esploro e mi faccio un puttanaio di... Questo cos'è? Vampire Blade? C'è un sacco di roba. Comunque, questa cosa qua ti permette di essere invisibile ai mob e anche ai player. Per farvi... No, adesso non mi scoccio a cercare. Comunque, ho trovato anche sti pacciacchi qua. E oggi... dobbiamo andare a recuperare il mantello. Problema, il drago dell'End non lo posso sconfiggere, perché lo dobbiamo sconfiggere tutti insieme, giustamente. Quindi, per forza, devo andarci senza niente, con un Ender Chest, sassare tutta la roba nell'Ender Chest, e poi tornare a recuperare. Ah, ho trovato anche questi cosi qua, che è il motivo per cui casco lentamente, vedete? Casco piano. Problema, per usare la Ender Chest, te lo dà come unfamiliar item. Perché? Perché anche per il buon Lord Sheffer ha impostato questa cosa in modo che Ender Storage è una quest. Sto bastardo vuole che uccido 20 blades e butto via 10 di ossidiana. 10 di ossidiana l'ho già fatto, perché farlo insieme non ha senso. Dobbiamo andare a picchiare 20 blades. 18 su V, dai, fa, dammene giù altri due. Mi scusi, scenda. Scenda che non ci arrivo là. Scenda, venga qui. Beh, non facci casino per piacere. Già fa abbastanza schifo sto posto. Arrivederci, è stato un piacere. Non è vero. Ok, signori, siamo tornati a casa e siamo pronti a claimare finalmente questa roba. Allora, non ho il Siltax, quindi devo stare pronto. Non van più le quest, non van più le quest. Lo sapevo che c'era da fare del casino. Bene, mi hanno informato dalla regia che non va un cazzo. Ergo, facciamo quello che volevo fare. Allora, l'invisibility clock, insomma, mi inculo. Mettiamole nel comodino. Allora, l'altra cosa che volevo fare oggi è... io ho 15 Wither Skull e un metodo per buggare i Wither. Ergo, ma perché pene... non farmo tutto quello che posso e vedo cosa posso farci dopo. Lo andiamo a fare adesso. Allora, scaviamo un po' di soul sabbione. Quindi, 1, 2, 3, 4. Cava il piccone che non mi serve. Dammi le zucche. E 3. Primo andato. Aspettate che mi allontano. Che... ma posso pararmi? No. Ok. Posso mettere una torcia però. Dai, esploda per piacere. Aio. Aspetti che le vengo. Pronto. Mi è sparito il Wither. Dove è andato? Ok, primo andato. Ho perso un Wither. Penso sia qua sopra da qualche parte. Ritento. Adesso espongo troppi Wither e si infilano tutti nel... potrebbe essere un problema effettivamente. Aio. Oh, questo sei glitchato giusto. Buongiorno, signore.
Ah, è vero, e poi fa nascere sti stronzi che però non danno particolarmente fastidio. Secondo Wizard perso. Bene. Ok, proviamo a farla così. Sì, non preoccupatevi. Tentiamola così. Ah, ok, era solo un errore di piattaforma, va bene. Sento un botto di gente che muore qua intorno. Vabbè, ci vediamo quando ho finito, poi ci rivediamo a casa. Quando... capito, no? Ok, signori, siamo tornati a casino e siamo pronti a intanto posare tutta la merda che è in inventario. Cioè, merda, più o meno. 3 Netherstar. Dovrei averne un'altra da qualche parte. Dov'è l'altra mia Netherstar? Qua. Ok, cosa possiamo fare noi? Oh, guardatele. Guardate che belle. Oh. Ops, ho fatto... Ah, no, ok. Oh, scusa. No, non arrabbiarti. Guardate. Oh, quanto bella. Che, perché ho il braccio? Ah, ok. Guardate qua. Quanto bella. Ok, basta fare il Marcus Crohn della situazione. Vediamo cosa posso farci. Il pidocchiosissimo B con Vanilla. Una Netherstar posso fare diventare 2 Netherstar con le Nether Shard, che non so come si facciano. E la Wanda che non posso fare. Però posso farci un martellazzo. No, questo bisogna farlo. Allora, c'è la Netherstar. C'erano i 3 blocchi di minchia qua attorno. Gli sticchettonzoli. E i diamantonzoli. Giusterrimo. Bam! Martellone. Oh, martellone incredibile. 43 di attack damage. Minchia, signor tenente. Ma io ne ho un bordello di libri. Direi che per questo si può fare. Vabbè, poi si può fare il pidocchio. Ma scusate, è normale per voi cagare in casa? Vabbè, allora mi ricordo che posso fare delle cose, che dei libri li ho nella mia vita. Allora metto qua le mie, queste che non mi servono, perché tanto il pidocchiosissimo coso vanilla non mi interessa in realtà un granché. Allora, aspettate, anche i diamanti. Mettivi i diamanti. Allora, cosa stavano dicendo? Ah, giusto, devo rifare l'operazione da capo. Allora, io un mending ce l'ho. La anvil la metto in testa a uno di sti piccioni che mi danno fastidio. La metto qua. Anvil. Allora, aspetta, che io non è che ho tutti sti livelli, però. Fortuna 3. Allora, fortuna 3 è mending. Costo 2. Mi ci fa piacere con efficiency 5. Costa 6. Ce ne abbiamo sprecati altri 6. Dimmi che lo posso mettere. 23, tua madre. One eternity later. Signori, il momento è catattico. Il martello della vita. Porca puttana. Ho tirato 2 sberle a 2 strozzi e quasi distrutto. Bam. Ora mending. Yes. Guarda se bello! Ah! Adoro questo martello. È bellissimo. Ok, adesso andiamo a provarlo insieme, perché non l'ho ancora provato su un sasso. Miniera prontamente fottuta al buon Panix. Andate il canale in descrizione, mi raccomando. E si va a provare il martello della vita. Allora, punto a cazzo. Questo punto a cazzo mi piace. Bam! Salve, signor zombie! Lei non ha idea, è la prima volta che mi fa piacere vederla. Come sta? Si levi dalle balle, non laghi per piacere. Grazie. Martellino in mano. Si è già fullato. Io adoro sto martello. Salve, signor zombie. Guardate bene. Morto. Ah, coglione. Belletto, miseria. Devo continuare ad usarlo. Dove lo uso? Dove? Qua è un bel posto. Qui. Martello della vita, vada. Che miseria, sabe. Torniamo svolazzanti verso casa, dormiamo. E poi... Aspetti che... Salve, signor ragno, come sta? Morto? Lo sapevo. Perché faccio 43 di danno.
Creeper, non mi fate paura. Piano però. Piano, che non voglio. Ok, uno. Pronti. È bellissimo. Casa dolce, casa. Dormi. Ok, allora, dicevamo. Sella. 11 pezzi. Fammi la sella, fa. Ah, sì. E ora, guardate la magia, incredibile. Tieni. Fatti montare, fa. Fatti bello che sei. Ora devo rompere casa mia, però. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Per la scienza questo ed altro. Allora, aspetti che... Ok, ho scelto proprio il punto migliore per aprire. Lei ha... Lei ci passa. Ci passa. Non ci passa. Lei c'ha il culo grosso, se lo facci dire. Però di lato ci passa. Salve. Grazie. Allora, aspetti che un attimo che butto via l'uovo e l'altro uovo. Rimetto un attimo a posto il muro che... Giacomo! Ora ho un Giacomo! Yes! E può... Madonna quanta vita che c'ha! Wow! Yes! Può volare e planare! Praticamente come avere la piuma ma senza avere la piuma. E avendo una cavalcatura! Che non puoi usare sempre, quindi è un po' una merda, però con questo esploreremo il mondo. Guardatemi. Aspettate. Guardatemi. Guardatevi quanto sono fiero sulla mia laida bestia. Sì, se non... Non piegarti, però. Vabbè. Direi, signore, che per questo... Fai vedere bene il martello. No, fai vedere... Tanti poi mi chiameranno Thor su questo. Cazzo di Sherlock. Ah, sì, ho il martello della vita. Per questo video lasciate un like, non so fare le outro, lasciate un like, iscrivetevi, passate da tutti i canali in descrizione che sono degli altri membri che fanno cose molto belle e niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao a tutti.